Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un laboratorio creativo sul disegno. Con il termine disegno si intende la realizzazione grafica di una rappresentazione di oggetti reali o immaginari, di persone, di luoghi, di figure astratte o geometriche. Spesso però il disegno viene utilizzato come fase preparatoria di un'opera, invece io vi mostrerò come oggi il disegno possa diventare protagonista. Questo laboratorio vuole essere un gioco, un modo diverso e divertente per crearsi un autoritratto. Ci serve davvero pochissimo: un foglio di carta bianca, io ho usato un A4 ruvido, però potete usare tranquillamente un foglio di carta che avete a disposizione, una matita, o meglio ancora un tratto pen fine nero, proprio perché scoprirete che dal momento in cui appoggiamo la penna sulla carta non si potrà mai più alzarla o fermarla. Dunque il tratto pen è favoloso proprio perché non si può cancellare e quindi permetterà ai bambini, anche se commettono errori, di non poter utilizzare la gomma e sarà ancora più divertente. Ma se facciamo un errore o non siamo soddisfatti del naso, che cosa facciamo? Non possiamo correggere né cancellare, solo continuare il disegno, provando a far scorrere la penna sempre con la stessa velocità. È un ritratto che deve proprio sottostare alle regole della vita, in cui la gomma non esiste. Anche quando le orecchie possono sembrare brutte e grandi, non possiamo cambiarle, perché la matita o il tratto pen va sempre avanti e non si ferma. Tutto diventa un intreccio in un'unica linea continua. Quando abbiamo terminato il nostro disegno, possiamo colorare gli spazi racchiusi nella linea con il rosso e il blu, a nostro piacimento. Non è necessario che tutti i buchi vengano riempiti, però se si preferisce, se vuole, si possono riempire anche tutti i vari intrecci, con il rosso e con il blu. Educare alla creatività significa costruire capacità di andare al di là del dato, di trasformarlo, dandogli significati sempre diversi. Significa pensare a esperienze che esaltino le capacità di ascolto, che permettano di trasgredire l'apparente per percepire gli infiniti come della realtà. Costruire concrete prospettive di avventura, da intendersi come aperture al nuovo, al diverso e quindi anche all'altro. Progettare contesti rassicuranti e sereni come condizione minima per fugare paure e timori necessari a successive scoperte. Spero tanto che questa idea vi sia stata di ispirazione, che possa rientrare all'interno delle vostre lezioni di arte, dei vostri laboratori o semplicemente anche in una giornata piovosa, potete utilizzare questo laboratorio per far divertire i vostri bambini. Ci vediamo nel prossimo video. Enjoy!